Questo è l'inizio dell'Italia domani. Da domani si apre questo spazio. Nello specifico, quali sono le attività di supporto e sostegno che farete? Allora, io sono un'ostetrica, quindi una figura specializzata al sostegno. Indubbiamente faremo delle attività di sostegno alla genitorialità, di sostegno alla donna che approccia al parto, al futuro papà, alla famiglia, nel pre e anche nel post, perché è importante sicuramente un sostegno prima che ci cambi così totalmente la vita, ma è anche fondamentale parlarne dopo, laddove specialmente non era esattamente come ce l'aspettavamo. Senza paura, senza stereotipi e senza giudizi, è importantissimo comunque parlarne. Un altro grande percorso che facciamo all'interno dello spaziotto e che ormai è già in essere, nelle varie scuole di Roma, specialmente a livello delle terze medie, che è una fascia d'età particolare, quella dell'adolescenza, facciamo un percorso con dei laboratori sul bullismo e sulle emozioni. E devo dire che sta andando molto bene, perché grazie anche al supporto di una figura specializzata, di una psicologa specializzata sugli abusi, siamo riusciti a gestire e a portare poi a portare fuori dal ragazzo, per fortuna ragazzo o ragazza che si sono aperti, delle situazioni limiti nel quale siamo potuti intervenire insieme anche alle istituzioni, alla famiglia, per poter aiutare questi ragazzi. Un'altra fascia molto importante che viene rivolta all'adolescenza è indubbiamente parlare il più possibile di una sessualità consapevole affinché non emergano gravidanze indesiderate precocissime, che purtroppo stanno aumentando, specialmente nelle periferie di Roma, e cercare di evitare dei percorsi che poi comunque ci porteremo dietro per tutta la vita, in un verso o nell'altro. Un altro argomento che mi sta incredibilmente a cuore è indubbiamente l'allattamento al seno, quindi questo sarà anche un luogo dove le persone, le donne e i papà possono venire a trovare un sostegno e parlarne, ad aprirsi, ad avere un luogo neutro dove poter fare un qualcosa insieme che in qualche modo li aiuti. Un'altra particolarità, e questa è una cosa molto bella, sono i cerchi della nascita, un qualcosa che ci siamo inventati 2 anni fa perché avevamo l'esigenza di poter mettere insieme il più grande numero disomogeneo di persone con un argomento che accomunasse tutti. L'unico grande argomento che accomuna 7 miliardi di persone nel mondo è la nascita, di come siamo noi arrivati al mondo e di come noi siamo stati accolti. Ed è l'unico grande argomento che è raccontabile, perché l'altro grande argomento possibile per poter parlare in realtà è quando ce ne andiamo, l'altra faccia della medaglia, quindi la morte, solo che quello non è raccontabile. Quindi raccontiamoci come siamo arrivati al mondo e qual è la caratterizzazione che ci accomuna riguardo a quel momento ben preciso che è fondamentale e il più importante, perché è quello che ci ha permesso di venire qua.